Benvenuti su Spacebar. Ce l'abbiamo fatta. Stati promossi campione. Space Valley Extra. In realtà non è vero niente, perché non siamo stati promossi io e Nick, ma semplicemente gli extra che vedevate su Around the Valley verranno postati su Space Valley e non ci saremo sempre noi, perché oggi ci siamo noi perché manca Nelson e c'è solo Cesare, quindi abbiamo detto vabbè, abbiamo vengo a salutare. Raccomandazione di Nelson, mi raccomando, visto che non ci sono io, non fate troppo bordello. Sì, proprio fate le cose per bene. Infatti dobbiamo cercare di portare più serietà come da tradizione. Certo. Cosa facciamo oggi qua, Nick? Prendiamo lo sbubolatore della... Ma non è sbubolatore! Come no? Sbubolatore waffle. Allora, abbiamo una macchina per fare i bubble waffle da 130 euro, abbiamo usato nella puntata principale, e abbiamo anche acquistato una macchina per fare i bubble waffle da 29 euro. Respira, sei in apnea. Trovate il link in descrizione. Bravo. Andremo a testare queste due macchine e capiremo se vale la pena comprarle. Le testeremo seguendo questi due test. Test goloso e il test della pressa. Mi sei inventati adesso. No, però posso dire, per gli extra non possiamo. Non posso rifilarci. Ma io ti ho detto te lo pulisco. Ti ho detto lascialo così, che è più schifoso, è più bello. Questa macchina, l'unica maniera per riuscire ad accendere è collegarla. Cioè, nel momento in cui tu la colleghi, si accende, ma non ha neanche un tasto d'accensione. Peso, c'hai i gradi? Non c'hai i gradi. Partiamo! Adesso andremo ad accendere contemporaneamente le due macchine. E cronometreremo. Purtroppo non me l'hanno dato con l'italiano standard. Però deve fare ancora l'aggiornamento. Quanto ci mettono a riscaldarsi? Se Nelson ci sta guardando. Cosa ha fatto, chi vale? Non parli bene l'italiano. Cronometriamo e valutiamo chi prepara prima la colazione. Dimmi quando andare. 2. Aspetta, qua i gradi. Gradi, no, sono. Dove sono i gradi? Sono incrostati i gradi. Via. Allora, qua si è accesa la lucina. Non abbiamo neanche guardato le istruzioni. Non sappiamo quando sarà pronta questa piastra. Bello è quello. Forse quando si spegne quella rossa. Fatto divertente, praticamente Nick, quando gli ho chiesto di comprare questa macchina, ha comprato una macchina ancora più piccola che però faceva i waffle normali, non i bubble waffle. Allora, perché non meno e l'abbiamo deciso insieme. Ma io devo andarmene, figlio, io non devo vedere. Tu non dovresti vedere, perché Cesare dopo assaggerà i nostri bubble waffle. Devo riconoscere anche qual è fatto da uno e l'altro. No, devi riconoscere qual è il più buono. Qual è il più buono? Se quello più bello uguali, è buono. Basta lo stesso. Sì, però sai, non sai come vai il teflon che rimane sopra. Sì, vattene via. Oh mio Dio. Oh. Cosa? Ho appena capito come si preparano in questa. Tu devi prendere la piastra lì. No! Ecco cosa servivano. Al tagliere non lo pulisci più, vecchio. Oh, pronto! Ha vinto? Sì, perché è rosso. Dio, è rosso. È rosso. Però rosso forse vuol dire pronto. Forse io dovevo tenerla dall'altra parte. Non è che magari questo no, è. Ma qua c'è solo un verde. Ok, forse dobbiamo leggere le istruzioni. Cesare! Cesare, ci serve una mano. Cesare, sai una dove mano. La scatola? Ci serve un'istruzione di questo. Non abbiamo capito niente. Sì, è caldissimo. Anche secondo me. Allora, a conti fatti. Mi vendo questo materasso truffa, ma non sa come vendermelo. Ha finito prima di questa. A conti fatti. A conti fatti. Se sì. Abbiamo capito bene le istruzioni che non abbiamo letto, dovrebbe aver finito prima questa di questa. Esatto. Vai, apriamo le due piastre. Vai, carto iniziale. Aspetta, vuoi fare questo? No, te? Mi io stanno chiamando. No. Chi è? È Davide Franceschelli. Sì? Dai, su Telegram le istruzioni. Ah, grazie. Ah, la luce rossa segnala la trasmissione di potenza alla macchina, mentre la luce verde indica il riscaldamento della macchina e la preparazione della cialda. Una volta che il waffle sarà pronto, la luce verde si spegnerà da sola. Più confuso di prima. L'unica cosa che ho realizzato adesso è che noi dobbiamo ribaltare questa macchina qua, ma è pericolosissimo. Mi servono dei guanti, mi sa. Ma che guanti? Ma ma ti bruci te? Ma mi assisti oppure vai via? Sì. Ma ho un paura. Allora, aspetta, io la verso, sì. lo chiudo e poi così, fai poi lo prendo così. Esatto. E faccio così. Vado, Wow. Ok, bom, faccio così, basta, come mi ha insegnato il maestro. Chiudo. Fai oppala, fai un po' di... Ah. Esatto, non troppo, vado anch'io. E così metti anche i 3 minuti lì. Qua devi ricordarti il balletto del bubble waffle. Ho messo un po' troppo. No, va bene. Aiuto! No, non da quella parte. Ho sbagliato. Non da quella parte, il balletto, ormai il balletto. Tata.
No, l'hai già girato. Su? L'hai fatto? L'ho fatto. Ma cos'è sto bagaglio? È impossibile fare il balletto. Se volete andarvi a vedere il balletto originale, naturalmente sì, è già uscito il video in cui Nelson vi dimostra i suoi passi di danza. Adesso, con tutto rispetto, c'è un motivo se non siamo noi qua. Siamo quelli dietro. Ah, si è accesa la luce verde adesso. Interessante. Cosa significherà? Porca, ma si è gonfiato un botto, non me ne ero accorto. Però pensavo facesse molto più casino nel momento in cui andavo a girarla. Cioè, non ha sporcato tanto, ha sporcato molto meno in realtà di questa qua. Dai, io però metà l'ho proprio versato fuori, eh. Nel momento in cui hai dovuto versare. E tu no, no, fermo. Nella chiesa. Un cucchiaino. Cosa devo dire? E niente, vuoi un altro? Ma me la scolerai tutta, ma non posso. Ecco. Ci siamo! Oh! Previsioni? Brutto bello. Apriamo. Ah, no, devo girare. Oh! Diversissimo. Fallo fare un altro pochino. Completamente diversi. Sì, penso che Cesare individuerà quale sarà quale. Penso anch'io, perché ha visto quelli fatti con quella macchina lì nella puntata principale. Ma c'è da dire che questo è incredibile. È forse molto più bello. Forse è più bello. Forse è un po' meno cotto. Qua è molto bello. Facciamo assaggiare al nostro primo cliente. Serviamo il nostro cliente. Nelson si incappa. Vai, mangia. Si incappa. Ragazzo, poi ci dice tornate su Round Valley, brutti figli di... Scusate. Non direbbe mai così, Nelson. Ma conosci intanto qual è quello fatto con la macchina da 30 euro? Allora, questo è sulla sinistra, più vicino a questo. Ha ragione, non le abbiamo scambiate. Però li hai beccati. Sono abbastanza differenti l'uno dall'altro. Sì, cioè, questo mi dà l'idea di essere molto più rustico. Seppur questo sia molto più uniforme. È anche più, secondo me, bello. Io preferirei questo, ti dico la verità. Ah, mi confermate quindi? Questa era di questo. Non le abbiamo scambiate, non ti abbiamo fatto nessun trucco. Dopo me li invertite, quindi saprò che... Ok. Vabbè. Sì, te li invertiamo. Prego, quando vuoi. Ha fame però, ragazzo. Ah, molto buono. No, è spugnoso. Io non so come debba essere un Wobble Waffle. È molto buono. Mi sembra più uno sfogo verso la vita che altro. No. Assaggio l'altro. Vai. Sembra più gommoso questo. È crudo. No, come crudo? Probabilmente questo mi ha lasciato anche di più. Dentro si è cotto peggio. Sì, guarda qua come è proprio tutto. Il culo di galena. La domanda a cui dobbiamo rispondere è: in questo caso, vale la pena spendere 130 euro contro 30 euro? Quale delle due macchine alla fine, con questo risultato, vince? 100 fleuri sono tanti, eh. Sono tantini. E non sai neanche quando esplode questa macchina. La CE. Anche questa CE. Ah, allora posso. Però avevamo paura fosse tarullo. Allora io dico che. È arrivato il pollo. Sì, Frank riesce a prendere i polletti. Grazie, Frank. Io dico che questi 100 fleuri li spenderei. Ha vinto la macchina da 130 euro. No, secondo me è molto meglio, euro. Dai, nettamente meglio. Andiamo al test della pressa. Test della pressa con Jackfruit. Siamo al test della pressa e per cui abbiamo questo magnifico jackfruit. No, è dragon fruit. No, è jackfruit. Non è il durian, ci assomiglia esteticamente, ma è un altro frutto. Io non l'ho mai assaggiato, quindi andiamo all'assaggio. Ma è secco? Una vez. Adesso è sicuro. Cosa? Che si possa mangiare così. No, io pure mi dia fastidio. Assaggiare. No, sono serio. Non lo posso sapere. No, non me la rischio. Stranissimo. So di qualcosa che non riesco a identificare. Carciofo. Bravo. E andare a collegare le piastre. Questo bello, questo test. Bello questo test. Bello. Questo test bello. Questo bello perché lì scompariva tutto in quella. Era buco nero. Accendo. Aspetta. Acceso. Vai, okay. Accendo. Frank, come sono i polletti? Ragazzi, io sono fortissimo. Sicuro? No. Questo è pronto. Questo no. Come prima, questo è più veloce. Vai, iniziando questa macchina. Anche perché così vediamo un po' di tempo in più che se lo merita. Metti te i pezzettini o li metto io? Te li metto io. Lavoro di squadra. Ok, vai. Vado, dimmi quando andare. Vai. Dai, dobbiamo essere coordinati. Vai. Ti metti. Continua a mettere, metti. Ma non a caso, li devi mettere proprio nei pallini. Li muovi. Vado, chiudo. Sì. E ora devo girare, però. Eh sì. Però sai che pensavo che questo sbrodolasse molto di più, ma in realtà sbrodola molto di meno di quello. Possiamo fare questo. Siamo con lui. Vai. È poco. Tipo me. Oddio. È una cotoletta. Se scompaiono. Vai, chiudi. Wow! Non come prima. Non da quella parte! Dall'altra parte! Ma l'hai ribaltato? Ce l'abbiamo. Dovrebbe essere l'idea tipo che scoppia e mi... uccide un bubble waffle in faccia. Vengo ustionato a vita per un bubble waffle. Sì. Guarda. Vai, apriamo. Questo è stato un minutino in più, quindi sì, si dovrebbe essere cotto bene. Non c'è. Chissà dove sarà, Nick. Che scherzoni, che ti autofai. Eccolo! Abbiamo palesemente messo poco impasto. Abbiamo messo poco impasto, ma dove c'era tanto impasto, Jack Fritz è stato...
Perché c'era solo Jack Fruit lì dentro. Fica il nasino. Qua però la cosa interessante da vedere. Ma vieni qua. La cosa interessante è vedere come anche comunque la macchina, quella economica, è riuscita ad assorbire tutto ciò che aveva al suo interno. Perché se io ora lo ribalto, oddio, assorbito. Ma un funghi, è vero. La chiamo magari anche questo. Beh, però adesso è bellino comunque. È molto bello. Sono entrambi... Sarebbero venuti entrambi, secondo me. Sì, cioè, sì, senza sì, troppi sì, problemi. Adesso però noto che questo qua va a rimanere molto più bordo. Però lo taglia. Quello lo puoi tagliare, sì. È vero. Cosa facciamo? Li serviamo? Li serviamo. Serviamoli. Serviamo il nostro cliente! Devi indovinare quella ha fatto Nick. Ma è questo, palesemente. Cosa è successo? Poco impasto. Cazzo, sembra il pastello. Sembra il pollo. Sembrano i trancetti di pollo che compro al supermercato. Il barziglietto. A mia discolpa, Tonno mi ha rubato l'impasto. Ma dovrai andare a capire, in questo test totalmente inutile, che il test della pressa ha funzionato per entrambi. Dai, assaggia. Può essere jackfruit. Ma perché devo mangiarlo? Perché è il test della pressa. Com'è andato? Cosa ci avete fatto? È amarissimo. Ah, ci abbiamo messo sopra un po' di caramello. Forse è quella nota. No, non è il caramello, è qualcosa che è andato storto. No, te lo giuro, te lo giuro. Guarda che cos'è questa roba. Ci siano delle dita dentro. Allora, ammetto che ai banchetti qualche volta gli ingredienti scarseggiano. Abbiamo finito i jackfruit e abbiamo usato i funghi. È un po' come quando arrivi alla fine del kebab, che vai a raschiare le ultime robette che ci sono alla fine. L'acciaio. Vai. È ancora crudo? No, è solo più gommoso. No, che sa molto più di uovo questo. È vero? Questo è sempre di quello. Sì. Questo arriva a delle temperature più basse. Cuoce meno bene l'interno. E lascia più terribile, terribile. Ma solo questo? C'era davvero poco impasto qua, eh. E ti ha fatto del jackfruit piastrato praticamente. Però devo dire che a me piace molto di più l'impasto cotto dentro di questa. Quindi macchina da 130 euro o macchina che un qualsiasi poveraccio può finalmente permettersi. Ma che cattivo sei. Ma esatto. Ma che cattivo sei. Io quella lì non me la potrei permettere. Però io tipo ti dico, sentendo i due sapori, ti direi, ma alla fine se proprio vuoi di non differisce più di tanto. Io prenderei quella. Anch'io prenderei questa. Sporca anche meno. Ogni quanto te li fai tanti bubble waffle? Una volta l'anno. E allora prendi quella. Franca ogni giorno. Quindi quale vince il test della pressa? Ma come faccio a deciderlo? Devi decidere. Ma gli avete messo un terzo dell'impasto che ci andava. Quindi non ha vinto. Allora, se devo essere sincero, direi ha vinto questo per il semplice motivo che questa macchina qua conosciamo come pressa. Sì. E pressa bene. Questa qua comunque non è che abbia pressato male. Cioè, soprattutto dei carciofoni così. Così. Però ha prestato al massimo delle sue potenzialità, cioè la stufata di impasto, Io che mettevi delle montagnette di jackfruit come se fosse l'Himalaya. No, è stata brava, infatti. Secondo me, a tutela del consumatore, possiamo affermare che la macchina definitiva per il bubble waffle non è quella da 130 euro, ma è quella da 29 euro e 99. Avete ricordato all'inizio del video cosa succede adesso con i video? Sì, l'abbiamo già ricordato, però... No? Sì, abbiamo detto. L'abbiamo detto. Perché ti cuoci? Però adesso è che la CO2 sta aumentando nella stanza. Lo ribadiamo. Se tutto va bene, Nelson non si arrabbia per questo video, vedrete altri extra video su questo canale principale. Nel caso, spariranno. Dipende anche dai vostri commenti. Mi raccomando, commentate scrivendo dicendo qualcosa su Nick. Nick e Tonno devono rimanere sul secondo canale. Poi, chiaramente, i video che faremo... Tu hai detto, Nick e Tonno devono rimanere sul secondo canale, ma io vorrei restare qua. Hai ragione. Questo è l'inconscio. Siamo fottuti. Vabbè, ciao. Se non vi è bastato tutta questa roba sul Bubble Waffle, trovate un bellissimo vlog che è uscito su Around the Valley in cui scartiamo queste macchine e ve le facciamo vedere. È ancora prima di questo, cioè abbiamo tipo sperimentato senza sapere niente. Nulla. Così riuscite anche a capire come era fatto il pacco che conteneva queste due macchine. Perché su Around, naturalmente, qualche volta ci saranno dei vlog extra che usciranno totalmente in maniera casuale, quando meno ve lo aspettate, e in cui raccontiamo magari un po' la vita dello studio, le solite cose che abbiamo backstage vecchi tempi, ma con uno sguardo al futuro. Bello. Ci vediamo al prossimo video. È stato un piacere lavorare con lei. Spero che la prossima volta sarà un po' più impegnato. Ci rivediamo su Around the Valley. Ci rivediamo al prossimo video. Non si sa se qua o da un'altra parte. Arrivederci.